C'è un luogo dove il medico a suonare quando il malato ha bisogno. Un luogo dove i pazienti hanno un nome, non solo un numero. Un luogo dove alle cure mediche si aggiunge l'affetto intenso delle persone care. Un luogo dove il posto letto è sempre assicurato. È il luogo dove ci sentiamo più sicuri. Casa. Destina il tuo 5 per 1000 ad Ant. La tua firma oggi è indispensabile per continuare a curare gratuitamente a domicilio i malati di tumore. Amici carissimi, bentrovati ancora in Piazza del Popolo, nella piazza nella quale si discute, nella quale ci si anima e soprattutto si pensa anche, e speriamo quanto prima, al futuro di questa nostra amata città. La piazza nelle quali si accendono le discussioni, la piazza nelle quali molto spesso si esprime anche la propria opinione politica. L'ospite di questa puntata è un ex consigliere di opposizione, consigliere che ha davvero dimostrato grande valore in occasione dei consigli comunali di Manfredonia, manifestando un certo attaccamento, un dovere verso i suoi elettori, perché chiaramente chi ottiene un mandato elettorale ha il dovere e soprattutto deve dare conto ai propri elettori. Impegnato anche nel sociale con l'associazione Artigiani, è un imprenditore di 40 anni, Massimiliano Ritucci. Buonasera Vincenzo, buonasera ai telespettatori di Piazza del Popolo e grazie per l'invito. Grazie a te anzitutto per la tua partecipazione, la tua presenza. Ho notato nel tuo curriculum, che chiaramente non è eccessivo, tra l'altro abbiamo anche dei collaboratori che sono riusciti a fare un'ottima sintesi, sei stato impegnato e sei impegnato anche nel sociale attraverso l'associazionismo, l'associazione Artigiani, ma anche con l'associazione Agiamo, che ha l'obiettivo, lo scopo di affacciarsi in questa città per scendere o, come diceva qualcuno, per salire anche in politica. Sicuramente l'associazione Agiamo è un'associazione che è nata da pochi mesi e che a breve faremo una presentazione ufficiale con una conferenza stampa dove spiegheremo ai cittadini in che modo si propone nei confronti della città e qual è il progetto di questa associazione, che potrebbe tranquillamente sfociare anche in futuro in un progetto politico, civico. Sicuramente noi stiamo lavorando in questo senso. Io penso che per programmare un progetto futuro alternativo a quello a cui siamo stati abituati ad assistere e a vivere sulle nostre spalle, quindi le conseguenze di scelte amministrative che sono durate per circa 25 anni, sempre dalla stessa compagine politica, c'è bisogno di avere un certo grado di consapevolezza, di conoscenza di quella che è la situazione attuale del comune di Manfredonia. Non è un vanto, non è presunzione, ma ritengo che in questa fase non siano in tanti ad avere questo grado di conoscenza e di consapevolezza di quella che è la situazione attuale, quello che ci è stato lasciato da chi ha amministrato. Bisogna ripartire da quello, altrimenti è difficile, diciamo, progettare, programmare un progetto futuro se non si conosce da che punto si parte. La situazione è davvero difficile e molto compromessa, è una crisi economica che parte da lontano. Quando dico parte, perché dobbiamo stare attenti, Vincenzo, c'è stato più di un'occasione in cui degli ex amministratori hanno provato a smarcarsi da delle responsabilità. Questa cosa è molto pericolosa, anche perché sappiamo benissimo che
da oggi, e non da oggi, anzi da quando è caduta l'amministrazione, l'ultima amministrazione, alle prossime amministrative ci vorranno circa 3 anni, e in questi 3 anni c'è il rischio che la gente dimentichi cosa è successo realmente, anche perché voglio dire, in 25 anni di amministrazione, di un'egemonia di uno stesso partito, siamo stati quasi abituati a vivere la città in un certo modo, con tutte le sue difficoltà e con tutti i disagi legati a una cattiva gestione amministrativa. E beh, questo innanzitutto non è la normalità, quindi dobbiamo far capire ai cittadini che si può vivere meglio la città, si può programmare un futuro per la città, ma ripeto, bisogna avere il giusto grado di conoscenza e di consapevolezza di quella che è la situazione attuale. Ecco, tu ti sei distinto molto spesso per il fatto che sei entrato nel merito delle questioni con uno studio attento, denunciando soprattutto quelle che abbiamo spesso definito conseguenze negative di quello che è stato l'operato amministrativo in questi 25 anni. Qualcuno invece ha sostenuto che invece Manfredonia è stata rivoltata per intero e quindi ha ottenuto invece dei benefici. Non entriamo nel merito delle questioni perché chiaramente sarai tu poi ad elencarle. Io vorrei parlare un attimo anche della tua esperienza come consigliere comunale, poi entrando nel merito delle singole questioni. Sì, allora non ti nascondo che inizialmente, guarda, forse oggi ti lancio uno scoop. Io sono stato tra coloro che nel 2010 appoggiarono Angelo Riccardi perché rimasi impressionato dal suo progetto politico e ci sono cascato, voglio dire, voglio usare questo termine, perché secondo me è stato molto bravo a scrivere, a raccontare una Manfredonia diversa, proiettata nel futuro, che però non si è realizzato, un progetto che non si è affatto realizzato. E per capire una serie di dinamiche, di perché bisogna guardare gli atti amministrativi, capisco che da cittadino è difficile, qualsiasi cittadino è difficile che si metta a guardare gli atti amministrativi e cerchi di capire che cosa succede in una pubblica amministrazione, ma stando dall'interno del Consiglio Comunale io mi sono appassionato molto ai bilanci e ho capito in realtà cosa è successo. Parlare oggi ricordandosi di un passato, vantandosi di aver rivoltato la città con un calzino, per me è una cosa raccontata male. Dobbiamo spiegare ai cittadini cosa è successo in quel quinquennio famoso che spesso si richiama. È stata una situazione particolare in cui il comune di Manfredonia si è vista protagonista di una serie di situazioni che hanno portato soldi nelle casse del comune e i nostri amministratori, non dico bravi, perché noi, un amministratore che spende soldi sul territorio, indebitando la propria città per i prossimi 20-30 anni, utilizzando quelle risorse, non è un bravo amministratore. Per me un bravo amministratore è chi riesce a intercettare fondi comunitari e non gestire l'ordinario, lo straordinario con le risorse che entrano dalle tasse comunali che pagano tutti i cittadini, dalle entrate tributarie, oppure realizzando opere, contraendo una serie di mutui. Per me quello non è un bravo amministratore. E loro questo hanno fatto. Veniamo un periodo loro hanno vissuto un periodo diverso, dove comunque c'erano ancora dei trasferimenti statali, dove comunque c'erano. Massimiliano, loro a chi ti Io riferisci? mi Ai 10 anni riferisco, di ma non amministrazione solo, Riccardi, che poi sono 9, o ai 10 di amministrazione ma io mi Campo? riferisco addirittura ai 25 anni, Ah, perché quel quinquennio famoso che loro spesso richiamano parte anche dall'amministrazione Principe, da lì è nato tutto. Poi ci dobbiamo ricordare tutti che arrivò anche in quel periodo il contratto d'aria, un contratto d'aria che poteva essere davvero colto come una grossa opportunità per il territorio, perché tante aziende che venivano a investire sul nostro territorio, che potevano creare tantissimi posti di lavoro, non è stata sfruttata come si deve quell'occasione. È stata sfruttata sì, forse da qualcuno sì, ma di certo non dai cittadini di questo territorio. E mi riferisco a una situazione che io leggo e ritengo abbastanza grave. Non è un caso, dal mio punto di vista, che il piano regolatore del comune di Manfredonia si sia sboccato proprio in quegli anni. È stata una coincidenza, cioè per molti è una coincidenza, ma per me non è affatto una coincidenza.
Nasce il contratto d'area, ci sono un sacco di soldi che arrivano sul territorio, un sacco di imprese che si sono insediate su questo territorio hanno dato tantissimi posti di lavoro ai cittadini di Manfredonia che, pensando di aver trovato finalmente una sistemazione sicura, hanno deciso di coronare il sogno un po' di tutti, che è quello di sposarsi, di acquistare una casa. Ecco qui mi aggancio al discorso del piano regolatore che si sblocca, improvvisamente nasce una nuova Manfredonia, un'altra Manfredonia attaccata a quella vecchia, che sono i famosissimi comparti, dove c'è stata una, diciamo, cementificazione selvaggia, la chiamo così, perché sappiamo tutti benissimo che quella è una situazione, diciamo, che è ancora in via, ci sono diversi contenziosi, dove sono nati tantissimi palazzi ancora prima di realizzare opere di urbanizzazione. Perché? Perché c'era la fretta di costruire questi palazzi, di trasferire i mutui che venivano fatti dalle imprese costruttrici, dalle cooperative, ai singoli proprietari che hanno acquistato queste case. Perché? Perché già si sapeva che il contratto d'area era un progetto a breve termine, non a lungo termine. Infatti, alla fine sono finiti 10 anni che vedevano obbligati questi imprenditori a restare sul nostro territorio e tutti quanti hanno delocalizzato le loro aziende, lasciando in grosse difficoltà i cittadini di Manfredonia che avevano investito nell'acquisto di una casa, ma si sono ritrovati improvvisamente senza lavoro. E poi voglio aggiungere un'altra cosa: questa cementificazione selvaggia che è stata fatta non siamo riusciti neanche a cogliere l'opportunità di dare lavoro alle imprese del territorio. Infatti, proprio perché c'era la fretta di realizzare queste case nel più breve tempo possibile, perché poi dovevano essere consegnate. Speriamo che siano stati utilizzati materiali buoni, non Ma vorrei. su quello voglio dire, non lo so, non potrei dare un giudizio, non mi permetterei di farlo. Però una cosa è certa, che la stragrande maggioranza delle imprese che hanno lavorato in quel periodo per realizzare queste costruzioni non sono imprese di Manfredonia. Anzi, tante imprese di Manfredonia, purtroppo, dopo, diciamo, questo boom di costruzioni, si sono viste in grosse difficoltà e molte sono anche fallite. Quindi non siamo riusciti neanche a cogliere quell'opportunità. Era davvero una buona Ma opportunità. c'è qualche ipotesi del perché siano state investite imprese non di Manfredonia Perché o... c'era l'urgenza di dover completare quelle abitazioni e dover cedere quelle abitazioni e quindi mutui fatti per la realizzazione di quelle costruzioni Cessione di mutui. ai vari proprietari, quindi dalle imprese oppure dalle cooperative ai vari acquirenti delle case. E questo doveva essere fatto prima che le varie aziende del contratto d'area chiudessero e delocalizzassero e prima che i vari cittadini di Manfredonia andassero in cassa integrazione, perché altrimenti sarebbe stato difficile trasferire dei mutui in una circostanza di quel tipo. Hai fatto spesso degli studi anche molto accurati, soprattutto sulla situazione debitoria del comune di Manfredonia. Ovviamente ci sta il sindaco Riccardi che abbiamo intervistato qualche settimana fa che sostiene il contrario. Invece io vorrei proprio ascoltare da te un riferimento specifico alla situazione dell'ente comunale dal punto di vista debitorio, ovviamente. Allora, sicuramente una delle poche cose giuste che ho sentito dire all'ex sindaco Riccardi è che comunque questa crisi non nasce con lui, ma viene da lontano. Ma io più che utilizzare il verbo venire, quindi viene da lontano, utilizzare il verbo è partita da lontano. Sicuramente lui quando si è insediato ha trovato una situazione già compromessa, ma non molto compromessa come quella di oggi. Allora lui avrebbe potuto fare una scelta responsabile, che era quella di non coprire la situazione debitoria e continuare a creare debiti, perché loro uno sbaglio hanno fatto, hanno sempre pensato che tutto questo sarebbe avvenuto in maniera, diciamo, lenta, in modo tale da poter trasferire poi a chi veniva dopo di loro, diciamo, questo debito contratto prima dall'amministrazione Campo e poi dall'amministrazione Riccardi. Quindi lui avrebbe potuto fare una cosa Per la molto verità, importante. ti interrompo, scusami, Sì. però chiaramente continuiamo su questo tema.
Il sindaco Riccardi parla di investimenti più che di debiti, anche perché nel settore dei servizi, il termine, diciamo, corrente è quello degli investimenti. Invece tu Allora, sostieni che comunque, anche se, definiti investimenti, sono debiti a tutti gli ma effetti. assolutamente sì, perché è un investimento per me che vengo da una gestione, diciamo, di un'azienda privata. Forse è questo quello che è mancato ai nostri amministratori. Magari un periodo, un'esperienza da amministratori privati. Quindi è È solo tutta una una questione cosa di termini, diversa. Ma non... assolutamente parlare di veramente milioni e milioni di euro di mutui, contratti per realizzare delle opere, parlare di investimenti. Ci vuole davvero coraggio. Per me un investimento è qualcosa che ti va a migliorare la qualità della vita e quindi va a ridurre i costi di un servizio, oppure investi in qualcosa che ti deve comunque tornare indietro in maniera differente, in maniera più conveniente rispetto a quello che hai investito. Per farti un esempio, voglio dire, la statua di Re Manfredi, per quanto possa essere bella e piaciuta a tutti quanti, sicuramente, però voglio dire, contrarre un mutuo in una situazione debitoria come quella che aveva il comune di Manfredonia. È vero che è stata data dalla BCC a tasso zero quel mutuo, ma non vuol dire che non sia comunque un debito. Cioè noi paghiamo delle rate di mutui, tra cui anche questa della statua, che per me sono un debito. Voglio dire, la Quindi città avrebbe potuto far cerchiamo tranquillamente a meno di di fare questa un distinguo. La costruzione di una strada, di un'arteria nuova è un investimento, mentre una statua è un Certo, debito. sicuramente. Anche perché Vabbè. poi, Vincenzo, è importante anche richiamare un altro aspetto. In questi anni c'è stata la possibilità data da Cassa Depositi e Prestiti di rimodulare tutti questi mutui, ma la finalità qual era? Era quella di ridurre, diciamo, la quota capitale che si andava a versare ogni anno come Sì. rata di mutuo, e da questo minor gettito, da questa, diciamo, rata più bassa, la differenza che si andava a risparmiare doveva essere utilizzata per abbassare o totalmente o parzialmente un debito, quindi un debito verso un fornitore, un'estinzione parziale di un mutuo. Ma le aliquote sono rimaste sempre le No, praticamente si abbassava il tasso di interesse, ma si allungava il stesse? periodo. Ah, ecco. Diciamo, abbiamo posticipato la scadenza di tanti mutui. Noi abbiamo dei mutui che non termineranno, non so quando termineranno, perché anche quando stanno per terminare si allunga il periodo abbassando, diciamo, la quota di interessi, abbassando il tasso, e quindi allunghiamo ulteriormente i periodi delle scadenze di questi mutui, che se Operazione che andiamo a poi... fare, diciamo, una somma totale di quello che andremo a restituire, comunque sarà sicuramente di più rispetto a quello che era il contratto iniziale. non è altro che un'operazione che conviene sempre alla banca, insomma. Ok, sicuramente è un'operazione che poteva essere sfruttata anche bene da noi, e ti dico, e fu uno dei primi provvedimenti che fu portato all'attenzione del Consiglio Comunale quando entrai io nel 2015 o nel 2016, se non mi ricordo male, e io fui tra quelli che approvai questa rinegoziazione dei mutui. Ma ripeto, la finalità era quella che dal risparmio della rata si doveva abbassare un debito totale o parziale. Invece quei soldi sono stati utilizzati per la spesa corrente. Quindi abbiamo indebitato inutilmente, ulteriormente, le casse dell'ente senza raggiungere lo scopo per cui era nata questa opportunità. Beh, intanto noi ci ritroviamo con un piano di riequilibrio, noi inteso come cittadini che subiscono un piano di riequilibrio per l'ente comunale, in quanto cittadini di questa città. Perché siamo in questa situazione? Se questo piano di riequilibrio, che poi è pluriennale, tanto voluto dalla ex amministrazione, sia o non sia una soluzione da perseguire o considerare vera e propria soluzione. Allora, oggi assolutamente no. Purtroppo è stato voluto fortemente da questa amministrazione, ma è giusto ricordare un passaggio precedente. Prima di questo piano di riequilibrio pluriennale fu fatto un piano di rientro triennale, ex articolo 188 del testo unico, che prevedeva di rientrare diciamo, nell'arco dei 3 anni oppure entro la fine del mandato rispetto a dei debiti che sono stati riconosciuti dalla pubblica amministrazione, perché
Purtroppo la situazione nostra è questa. Abbiamo delle spese certe che dovrebbero essere coperte da delle entrate. Certo. Naturalmente le spese sono certe, le entrate non, e purtroppo ogni anno il nostro debito è continuato a crescere proprio perché non siamo riusciti a far entrare quelle somme indispensabili per coprire quelle spese certe. Cosa si è fatto negli anni, Vincenzo? Cosa si è fatto? Si è fatta una cosa semplicissima. Si è agito sui bilanci inserendo all'interno delle poste in entrata una serie di somme che non sono riconducibili a nessuno, sono semplicemente dei numeri che servivano a portare in pareggio un bilancio. Ma questo quindi un po' è come le plusvalenze nel calcio. Diciamo di sì, però diciamo questa cosa è gravissima. Perché? Perché a un certo punto poi, quando è arrivata la possibilità di mettere a posto un po' i conti con i bilanci armonizzati e il legislatore ha dato la possibilità ai comuni di fare un accertamento straordinario dei residui attivi e passivi per cercare di finalmente sistemare questa situazione, anche in questo il nostro comune non è stato bravo a cogliere l'opportunità e mettendo a posto finalmente i conti del comune. Perché? Perché noi abbiamo circa 31.000 euro, non lo dico io e lo dicono diciamo gli atti amministrativi prodotti sempre dalla Giunta Riccardi, avevamo circa 31 milioni di euro di residui attivi. Di questi 31 milioni di euro solo 17 milioni e 7 diciamo sono stati, è stato utilizzato erroneamente il termine stralciati dai bilanci, perché in realtà non sono stati stralciati dai bilanci, sono stati dichiarati di dubbia esigibilità e quindi è stato creato un fondo di accantonamento, quindi stanno ancora nei nostri bilanci e ci resteranno per i prossimi 30 anni, da quando è partito questo fondo di accantonamento, per i futuri 30 anni, che poi diciamo a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale il fatto di trasferire per 30 anni i debiti anche a future amministrazioni e quindi è stato portato a 20 anni, ma noi per 20 anni dobbiamo fare un'economia dai nostri bilanci per ripianare. Vabbè, a meno che non si è pensato... A meno che non si è pensato, dice, per i prossimi 20 anni continuiamo a governare noi, per cui... Ma secondo me forse loro si sono anche un po' sottovalutati, cioè nel senso che non pensavano neanche di riuscire a governare per 25 anni. Invece in realtà purtroppo le patate bollenti se le sono ritrovati sempre loro da dover gestire, però naturalmente non potevano denunciare una cosa diciamo che è stato prodotto sempre, che è stata quindi nel futuro gliela vogliamo far gestire a loro questa patata bollente. Ma io mi auguro proprio di no, anche perché quando si dice che è una crisi che viene da lontano e che quindi io queste sono affermazioni dell'ex sindaco, dice mi sono dovuto trovare a gestire queste situazioni di difficoltà con i tagli dei trasferimenti, come un bravo padre di famiglia che a un certo punto non ha potuto più mangiare ostriche e champagne ma si è dovuto accontentare. Io mi ricordo bene queste dichiarazioni che ha rilasciato qui durante l'intervista fatta qui da te, mangiando non più ostriche e champagne ma mangiando salmone e bevendo. Vabbè, dobbiamo eventualmente quanto prima provare anche a chiedere un confronto al sindaco Riccardi per evitare che si continui a parlare senza la possibilità di una risposta. Sicuramente, infatti sono disponibile a qualsiasi tipo di confronto, ma io sono abituato a parlare con atti alla mano, quindi qui abbiamo praticamente l'elenco di quei famosi 17 milioni e 7 dichiarati diciamo di dubbia esigibilità, che poi ci devono dimostrare perché vengono dichiarati dubbi esigibilità. Un debito, cioè un credito che viene dichiarato di dubbi esigibilità, tu comunque hai provato a recuperarlo facendo delle azioni, non ci sei riuscito e quindi lo dichiari di dubbia esigibilità. Azioni per recuperare questi importi non ne sono state fatte, perché questi crediti non sono riconducibili a nessuno. Abbiamo chiesto più volte con degli accessi agli atti i titoli riferiti a questi crediti non ci sono mai stati forniti, perché erano semplicemente dei numeri che venivano inseriti in bilancio per pareggiare i conti tra entrate e uscite. E la maggior parte di questi diciamo crediti fanno parte dell'amministrazione Riccardi. Voglio dire, accertamenti per IMU 2013 il sindaco era lui, oltre 1.600.000 euro. Parliamo di IMU è stata istituita nel 2014 con la IUC, quindi parliamo di somme riconducibili a lui, 2.900.000 euro, imposte comunali sugli immobili, 269.000 euro, poi c'è la TASI e la TARI, che sono sempre importi riconducibili a, diciamo, ai 9 anni in cui chi gestiva il comune era l'amministrazione Riccardi. Quindi voglio dire, provare a smarcarsi da determinate responsabilità dicendo che questa è una crisi che viene da lontano, non sono io a smentirlo, ma sono gli atti amministrativi prodotti da loro stessi che dicono il contrario. Ascolta Massimiliano,
Si è parlato molto della gestione tributi. Tu credi che davvero l'amministrazione Riccardi sia caduta su questa questione, sulla questione della gestione tributi? Tra l'altro lui stesso ha affermato che si tratta di una questione che se l'è ritrovata o che gli è stata imposta. Allora, francamente, per quanto mi riguarda, la situazione di gestione dei tributi è stata soltanto strumentalizzata negli ultimi anni, perché se davvero c'era la volontà, a parte che c'era un obbligo da parte dell'amministrazione di sistemare questa situazione molto tempo prima, voglio ricordare che il contratto con gestione tributi scadeva nel 2017, è una pubblica amministrazione, si deve preoccupare almeno un anno prima di trovare un'alternativa a quel contratto che stava per scadere. Non si può aspettare che il contratto scada, poi si cominciano lotte intestine all'interno di un partito per cercare di capire che cosa si vuole fare di quella società e come, soprattutto come si vuole continuare a gestire i tributi locali, le entrate patrimoniali di un ente, che è, diciamo, la principale fonte di entrata di un comune. Quindi non si può essere superficiali su questo tema. E anche su questo, quando l'ex sindaco Riccardi dice gestione di tributi è nata nel 2009 e io nel 2009 ero in consiglio regionale, voglio dire, è difficile per noi credere a queste affermazioni, Beh, anche questo è vero, perché, però sì, è vero, però. tu credi che davvero questa società è stata creata per scopi elettoralistici? Guarda, io ti voglio far presente una cosa che vuol dire che era sotto gli occhi di tutti. Questa società, che era, diciamo, mista, quindi pubblica-privata, una parte di questa società, quindi la parte privata, aveva anche, diciamo, gli è stata affidata anche la gestione delle entrate. Quindi, essendo la parte privata a gestire le entrate, aveva la possibilità di fare assunzioni di personale per espletare questo servizio senza essere obbligati a fare un concorso pubblico. Cioè, voglio dire, basta vedere chi ci lavorava all'interno di questa società per capire Vuoi se fare la politica. qualche nome? Ma No, non non c'è credo. bisogno di fare nome, ma Vabbè. con questo non voglio dire, perché è anche un'operazione lecita, nel senso che la società privata poteva fare questo, però voglio dire, non è Infatti. difficile pensare per un semplice cittadino come me capire che c'è stata comunque una pressione da parte della politica e degli amministratori locali in quel modo nel sistemare Quindi all'interno di questa società. una pressione fatta da quella parte politica che ha gestito la città dal 2000 al 2010. Ma sicuramente sì, ma non solo, non solo, perché Quindi all'interno, non è colpevole solo perché Riccardi. ma assolutamente no, ma infatti io ho fatto una premessa, questa crisi parte da lontano, non è che viene da lontano, quindi è partita già dall'amministrazione Principe, poi Campo e ha continuato con l'amministrazione Riccardi, ve ne ho dato la dimostrazione. Cioè Riccardi avrebbe dovuto fare una cosa semplicissima quando è arrivato se avesse voluto fare davvero il buon padre di famiglia, avrebbe dovuto fare quel piano di rientro che ha tanto voluto, diciamo, alla fine del suo mandato, non perché voleva mettere a posto i conti del comune di Manfredonia, ma lui ha utilizzato tutti gli strumenti messi a disposizione dalla legge per cercare di prendere tempo. Infatti ha preso tempo facendo prima un piano di rientro triennale, passando poi alla fine, quando non poteva più reggerlo, a un piano di riequilibrio pluriennale, tutte operazioni finalizzate a posticipare i problemi, a prendere tempo per arrivare a fine mandato, e non perché voleva veramente risolvere i problemi del comune di Manfredonia, perché se avesse voluto risolvere veramente i problemi del comune di Manfredonia, lo avrebbe dovuto fare dal suo insediamento nel 2010, perché la situazione era poco compromessa ed era facilmente sistemabile. Invece lui ha continuato a mangiare ostriche e champagne. Vabbè, allora, in più di una occasione si è tirata fuori la situazione della D32. Cosa pensi, riguardo ai provvedimenti che devono o sono stati adottati dalla Commissione straordinaria? Allora, finalmente Vincenzo, posso parlare di questa questione da semplice cittadino, perché durante il periodo della mia consigliatura ho evitato di tirare fuori questo argomento, per evitare di essere tacciato di conflitto di interessi. Però, oggi sono un semplice cittadino, quindi è giusto che io ne parli. Io penso che Angelo Riccardi ha perso una grande occasione con la situazione della D32, perché i cittadini di quella zona
hanno presentato nel 2017 un'istanza in cui si chiedeva aiuto all'amministrazione rispetto alla situazione socio-economica particolarissima. Cioè, stiamo parlando di piccoli imprenditori che sono stati delocalizzati in una zona di periferia della città di Manfredonia, invitandoli a fare degli investimenti importanti per realizzare delle strutture abbastanza impegnative, quindi vendendo delle case, contraendo dei mutui trentennali, dove a un certo punto la crisi del 2008 ha colpito principalmente questi settori e c'era quindi bisogno di intervenire, anche perché molte di queste strutture stanno passando in mano alle banche e quindi ai tribunali. Voglio dire, un amministratore ha l'obbligo di valutare quali sono, diciamo, le situazioni sociali ed economiche di un territorio e intervenire rispetto a questa situazione. Esce fuori una legge regionale, che è la 16 del 2014, che dava la possibilità ai comuni di individuare in alcune zone miste, omogenee, la possibilità di fare dei cambi di destinazione d'uso. Quindi parliamo di cambi di destinazione d'uso rispetto a delle situazioni legittimamente edificate alla data del 16 aprile 2014. Quindi parlare di condoni è già una cosa molto sbagliata, anche perché è una legge che conoscono molto bene, perché quando si è trattata di utilizzarla per regolarizzare la situazione del CB3, favorendo questa volta però non dei cittadini che hanno dimostrato, che hanno manifestato... Vuoi spiegare un po' a chi segue che cos'è la CB3? Sì, è un altro comparto edilizio dove, diciamo, c'era un'altissima concentrazione di opere realizzate ad uso, diciamo, ufficio, quindi a servizi, una bassissima percentuale in abitazioni. Quindi il fatto stesso di aver realizzato a Manfredonia delle palazzine per intero che erano ad uso ufficio, già questo fa capire, diciamo, cosa c'è dietro. Io naturalmente una mia idea me la sono fatta, ma resta una mia idea, non sono io che posso fare accuse di particolari. Vabbè, voglio dire, rivelerai al momento opportuno. Ma sicuramente, ma diciamo, io ho visto anche di buon occhio quel provvedimento, perché poi mi rendo conto che tanti cittadini che purtroppo sono stati ingannati, perché hanno acquistato delle proprietà, diciamo, ad uso ufficio, con la promessa di tanti costruttori che quella situazione sarebbe comunque cambiata a breve. Voglio dire, capisco che la legge non ammette ignoranza, però è anche vero che molti sono stati, diciamo, un po', diciamo, portati a sbagliare, e quindi questa era la possibilità per sistemare, diciamo, un po' queste situazioni. Però poi non mi puoi venire a dire che se avesse fatto il sindaco Riccardi un provvedimento di questo tipo sulla D32 mi sarebbero venuti a prendere le forze dell'ordine e mi avrebbe portato in via delle casermette, quando invece sarebbe dovuto preoccupare più di questa cosa, quindi il rischio che qualcuno lo portava in via delle casermette, quando ha fatto la seconda delibera per la CB3, in cui si è data la possibilità anche a chi non aveva ancora completato determinate opere, la possibilità di fare dei cambi di destinazione d'uso, dando un'interpretazione, diciamo, molto di parte al termine di legittimamente edificato. Quindi ancora una volta si è data la possibilità agli imprenditori del mattone, perché sempre quello è, ce lo dobbiamo dire, Vincenzo, qui l'urbanistica a Manfredonia è sempre stata, diciamo, gestita e manovrata da sempre i soliti imprenditori del mattone, e non si è mai fatto concretamente l'interesse del cittadino. Voglio dire, sotto gli occhi di tutti, che a Manfredonia, insomma, a Roma vengono chiamati palazzinari, Manfredonia, io li voglio chiamare imprenditori del mattone, ma anche professionisti che stanno dietro a questi imprenditori del mattone, i quali hanno sempre, diciamo, gestito e sempre condizionato le scelte urbanistiche della nostra città. Oggi viene fuori un provvedimento di buon senso che viene fatto da questa commissione straordinaria, ed è ancora in piedi, perché non è vero, come dice il sindaco Riccardi, la regione ha detto che lì quella legge non poteva essere applicata. C'è stata un'interlocuzione tra i vari tecnici della regione e del comune, ma quella delibera da questi imprenditori del mattone è stata messa in mano a degli avvocati amministrativisti, diciamo, importanti, i quali hanno dichiarato che è una delibera legittima e non c'erano le condizioni di poter fare un ricorso al TAR. Naturalmente loro hanno raggirato l'ostacolo intervenendo politicamente. Massimiliano, hanno perso un'occasione per essere ricordati
come degli amministratori che vogliono bene ai cittadini del Ce n'è di loro territorio. carne a Ce cuocere. ne vorrebbero di Tanta. Vabbè, deputati. però avremo anche il tempo poi di sviluppare ulteriori approfondimenti. In un passaggio goliardico che leggevo qualche tempo fa, su Facebook in particolare, qualcuno molto goliardicamente, come ho detto, ad ogni stormir di foglia ha definito Manfredonia quella che è la città dell'alba dei mastelli viventi, soprattutto perché a causa del vento molto spesso ci ritroviamo con le strade inondate di mastelli. Però è giusto per introdurre la questione collegata alla raccolta differenziata. Anche su questo tema qualche volta ti sei espresso in maniera molto molto specifica e soprattutto sulla questione ASE. Vogliamo fare una sintesi molto breve per poi ritornarci in un altro approfondimento? Sicuramente, intanto giusto fare una premessa, io sono a favore della raccolta differenziata. La raccolta differenziata porta a porta spinta, diciamo come viene fatta qui a Manfredonia, diciamo, è solo una prima fase di tutto il processo. Purtroppo bisogna farlo, bisogna eliminare i cassonetti dalle strade, bisogna con questa raccolta porta a porta a spinta educare il cittadino a separare i rifiuti. Non, è impensabile passare da un sistema di raccolta, diciamo, con i bidoni per le vie della città direttamente alla raccolta, diciamo, con le isole ecologiche, perché all'interno di quei cassoni troveremmo di tutto, come succedeva prima quando avevamo per strada le campane del vetro, del cartone, della plastica. Quindi c'è una prima fase in cui purtroppo dobbiamo sacrificarci nel fare questo tipo di raccolta per poi passare successivamente alle isole ecologiche, quindi eliminare questi fastidiosi mastelli e diciamo, affidare al buon senso del cittadino che nel frattempo ha imparato bene a fare la raccolta differenziata a conferire i rifiuti presso queste isole ecologiche. Naturalmente il problema dove sta? Non sta diciamo, nella scelta sbagliata di aver introdotto la raccolta differenziata, anzi, che si sarebbe dovuta fare dal mio punto di vista anche prima. Il problema è che noi abbiamo una società, l'ASE, quindi un SPA però totalmente di proprietà pubblica e quindi a cui vengono affidati dei servizi in-house, che gestisce, diciamo, un servizio da circa 10 milioni di euro all'anno. È in crescita continua, nonostante le percentuali di raccolta differenziata che continuano a crescere, inspiegabilmente per un servizio scarsissimo. Quindi che cosa succede in questa società? Perché non ce lo cominciamo a chiedere? È veramente un servizio quello che noi riceviamo da 10 milioni di euro? Io qualche dubbio ce l'ho, ma anche fondato, perché da quando è stata introdotta la TARI, quindi nel 2014 con la IUC che c'era IMU, TASI e TARI, praticamente il legislatore che ha deciso che tutto quello che veniva legato al servizio di igiene urbana, raccolta e smaltimento rifiuti, doveva essere, diciamo, calcolato tramite il tributo TARI e quindi ridistribuito sull'intera platea contributiva della città. Naturalmente un comune che si trovava in difficoltà economiche e non riusciva più a spendere soldi per affidamenti di incarichi, e per tante altre situazioni, diciamo, che io considero inutili, per qualcuno erano utili, ma per la stragrande maggioranza erano inutili, non potendolo fare più con le casse del comune di Manfredonia, si sono ben visti di trovare una soluzione alternativa, che era quella di caricare questi costi su una società, quindi l'ASE, quindi utilizzando questa società come bancomat per continuare a fare questo affidamento di incarichi, queste assunzioni particolari, diciamo una sorta di società che veniva utilizzata anche in maniera clientelare per fare un po' di clientelismo e quindi caricandola di una serie di costi che non sono legati al servizio, ma sono dei costi di cui si potrebbe fare tranquillamente a meno. Però naturalmente per fare questo ci vorrebbe comunque una gestione responsabile, non solo quindi come chiediamo da anni per il comune e anche per quella società partecipata,
E ci vorrebbe comunque un controllo continuo e assiduo dell'amministrazione pubblica, dal momento che a questa società vengono affidati dei servizi in-house e quindi abbiamo l'obbligo, come loro hanno l'obbligo, di rendere tutto trasparente e quindi il comune ha l'obbligo, con il controllo analogo, di controllare questa società in-house, che cosa fa in realtà con i soldi, come li I spende. Anche bilanci perché da Bari, restano sempre. no, crescono sempre. Abbiamo delle perdite di esercizio, ormai sono 3 o 4 anni che abbiamo delle perdite di esercizio. Poi c'è stata, diciamo, la grande genialata di affidare anche la gestione del mercato ittico, una gestione ormai conosciuta da tutti, fallimentare. Eppure voglio ricordare che quando avevamo la vecchia struttura, diciamo, con quella piccola percentuale che tratteneva il comune riusciva a pagarsi gli stipendi di tutto il personale dell'ente. Quindi abbiamo affidato a una cooperativa la gestione, non si è capito più niente. E poi il colpo di grazia gliel'abbiamo dato quando l'abbiamo passata questa gestione ad ASE. Ma ripeto, la Tari, essendo l'unica tassa che fa parte della IUC, che non ha un tetto massimo, perché con IMU e TASI abbiamo avuto da sempre, da subito, diciamo, il massimo delle aliquote applicate, la Tari, che poteva continuare a crescere e quell'importo dei servizi poteva essere distribuito direttamente sui cittadini, si è ben pensato di caricare una serie di costi sulla società partecipata. Ma sicuramente, voglio dire, sotto gli occhi di tutti, non ci offre un servizio da 10 e passa milioni di euro. Vabbè, anche qui giudizio negativo. E allora andiamo un po' alla conclusione. Stiamo facendo Io ti l'amplein, ringrazio dello spazio, Massimiliano. di Io cose da dire. vorrei chiederti: c'è qualcosa che va oltre a qualcosa che non va? Beh, diciamo, l'aspetto positivo è che siamo riusciti finalmente a dare un taglio a questa gestione del passato. Quindi, per quanto si possa contestare, criticare l'operato di questa commissione, voglio dire, provare ad attribuire le responsabilità di una cattiva gestione amministrativa degli ultimi 25 anni agli ultimi anni, all'ultimo anno, anno e mezzo o due, di questa commissione straordinaria che è arrivata qui e si è trovato di fronte a una situazione, diciamo, molto compromessa, ma naturalmente. Per noi che conosciamo e viviamo la città, magari è più facile comprendere una serie di dinamiche, ma per loro che hanno dovuto prima imparare a conoscere la realtà in cui sono stati, diciamo, catapultati e invitati a gestire, sicuramente è più difficile. Ci sono delle scelte che francamente, ma io avrei fatto diverse. Però voglio dire, comprendo la difficoltà con cui questa commissione sta provando a mettere a posto i conti, e di certo la soluzione non è quel piano di riequilibrio. Ecco, i conti si sta provando a metterli a Ma posto, usiamo a volte anche qualche eufemismo, però le pratiche, lo snellimento delle pratiche, quel tanto auspicato sburocratizzarsi delle questioni non avviene. Sarebbe, diciamo, un passaggio indispensabile, anche perché voglio dire, noi diciamo, l'ossatura dell'economia locale del nostro territorio si basa sulle piccole e medie imprese. Abbiamo provato diverse volte con l'industrializzazione, ma ce lo siamo detti prima, è andata sempre male per i motivi che ho provato a spiegare in così breve tempo, ma ce ne sarebbero di cose da dire. Quindi voglio dire, la cosa, diciamo, più scontata che mi viene da pensare è che bisogna intervenire per creare le condizioni per far fare impresa sul nostro territorio alle piccole e medie imprese. Uno dei volani, diciamo, da sempre sbandierati, per la crescita socio-economica del nostro territorio potrebbe essere il turismo, però non ci abbiamo mai creduto veramente. Per esempio, diciamo, ultimamente, mi viene da pensare che si dovrebbe, cogliere un'opportunità, che è quella di, prorogare le concessioni balneari al 2033, come stanno facendo tantissimi comuni, anche perché quest'ultimo anno, purtroppo, per chi ha fatto degli investimenti cercando di rientrare nella gestione di questi ultimi anni rispetto alla concessione che scadeva al 2020, con questa mazzata del Covid, purtroppo i conti non tornano più. C'è stata data la possibilità di prorogare queste concessioni al 2033, ma penso che è nelle volontà anche di questa commissione che oggi sta gestendo il nostro comune di fare questo provvedimento, che voglio dire è un provvedimento, diciamo, di buon senso, quasi obbligato, sono quasi obbligati a farlo.
Poi mi viene da pensare, per esempio, la Riviera Sud, che potrebbe essere davvero, diciamo, un volano per lo sviluppo del turismo del nostro territorio, ma purtroppo negli ultimi anni è sempre stata ricordata Vabbè, solo chissà, sotto, diciamo, gli appuntamenti certo, sotto gli elettorali. appuntamenti elettorali, chissà che poi non possa succedere che a causa di queste difficoltà di spostamento, il turismo, soprattutto quello a livello locale, non possa vantaggiarsi, al contrario di quello che si è pensato inizialmente. Stiamo in Puglia, rimaniamo in Puglia, facciamo vacanza in Puglia, questo potrebbe essere Ma una sorta di sicuramente, slogan anche perché non ci manca per niente. difendere il nostro territorio. Io vorrei concludere perché credo che sia stato detto abbastanza, tanto. Poi, come detto prima, abbiamo messo un po' di carne a cuocere, poi vedremo l'arrosto, chi riuscirà a saporarlo. Io ovviamente spero che questo arrosto possa essere assaporato da forze fresche, intellettualmente preparate. Forze che amano questa città e soprattutto forze che non pensino alla città come l'occasione per far emergere le proprie repressioni e quindi conquistare qualcosa, ma penso come sempre a un servizio per la città. Come la immagini questa Manfredonia del futuro? Dovrebbe essere C'è uno così. slogan bello che scrive sempre una mia amica: rinascerai e sarai E io bellissimo. più volte, diciamo, l'ho ripreso questo slogan perché piace molto anche a me. Però naturalmente dobbiamo tenere alta l'attenzione, dobbiamo evitare che la gente dimentichi, perché, ripeto, siamo riusciti a fare una cosa molto importante, siamo riusciti a dare un taglio con il passato e questa è un'occasione buona per provare a creare un'alternativa valida fatta di persone che davvero amano questo territorio. Ma purtroppo non basta soltanto amare il nostro territorio. In questa situazione di difficoltà c'è bisogno di tantissima gente, di professionisti che spero abbiano la voglia di mettersi in gioco e di mettere a disposizione le loro competenze. Purtroppo è anche vero che abbiamo una tecnostruttura carente all'interno dell'amministrazione del comune di Manfredonia. Ecco perché c'è bisogno di compensare, diciamo, queste carenze con delle figure tecniche a cui affidare, al raggiungimento di obiettivi, i vari settori del nostro comune. Se questi obiettivi non vengono raggiunti, un po' il metodo, diciamo, privatistico, come si gestisce un'azienda privata. Purtroppo siamo arrivati a quello, perché ci troveremo a dover gestire parallelamente una situazione debitoria da ripianare e comunque da cercare di risollevare le sorti e dare uno slancio alla nostra città dal punto di vista economico e sociale. Io ritengo che, non nascondo che è difficile, ma ritengo anche che non sia impossibile se questo, diciamo, questo incarico viene affidato alle persone giuste. Non è vero, Vincenzo, quando si dice che i soldi non ci sono. Non è assolutamente vero. Noi ci siamo interfacciati con dei tecnici della regione che gestiscono i fondi comunitari e abbiamo, diciamo, avuto conferma che praticamente la provincia di Foggia è tra gli ultimi posti tra le province che attingono a questi finanziamenti, per non parlare poi del comune di Manfredonia, che nonostante ha pochissimi finanziamenti ancora in ballo per la riqualificazione di alcune scuole, dal 2015, se andiamo a prendere i piani triennali delle opere pubbliche, riportavano sempre le stesse opere pubbliche, nonostante c'erano i soldi pronti da essere spesi per riqualificare queste strutture, mai nessuno è andato a bussare alle porte degli uffici della regione per sollecitare lo sblocco di questi fondi. E in qualche occasione dove questi fondi sono stati sbloccati, gli acconti sono stati utilizzati per pagare delle spese correnti, come previsto dalla legge, ma per brevi periodi, perché poi li devi mettere a posto e li devi utilizzare per quella che è la finalità. Noi invece li abbiamo sempre utilizzati, noi li abbiamo messi a posto e dopo 2, 3 anni, 4 anni, 5 anni la regione ce li ha chiesti indietro e quindi abbiamo perso un'ulteriore occasione e abbiamo continuato a indebitare l'ente. Quindi ritieni che all'interno della struttura ci sia chi non opera nel verso giusto, ovviamente parlando di struttura burocratica, o c'è mancanza di interesse verso questi È fondi? inutile nascondere che ci sono dei forti legami tra vari, diciamo, tecnici e funzionari
del comune di Manfredonia e gli ex amministratori. Voglio dire, in 25 anni di egemonia politica dello stesso gruppo politico è normale che poi si siano creati dei rapporti. Sarà difficile sistemare queste situazioni qui, però ripeto, non lo vedo impossibile. Ci sono gli strumenti per poter contrastare determinate situazioni. O ti allinei o, voglio dire, i provvedimenti si possono comunque assumere. Ci vuole un po' di coraggio. Insomma, ci vorrebbe una specie di rivoluzione Ma ci francese. vorrebbe, ma sarà abbastanza indispensabile se davvero vogliamo rimettere a posto questa città. Quindi, teste tagliate. Ma io prima di arrivare. A Guardi, questo io, guarda punto. Vincenzo, io prima di arrivare a quello, io ritengo che una possibilità va data a tutti. Quindi Va bene. un eventuale, diciamo, insediamento di una nuova compagine politica, amministrativa, la prima cosa che dovrebbe fare è dare a tutti quanti una possibilità. Dice, da oggi in poi si cambia, diamo un taglio al passato, facciamo finta che non conosciamo niente del passato, da oggi in poi si lavora così. Chi si vorrà allineare sarà il benvenuto e vorrà contribuire alla rinascita di questa città, sarà sicuramente il benvenuto e sarà, diciamo, ben visto da chi andrà ad Quindi, come a amministrare dire, chiudiamo un capitolo, la città. Apriamone apriamone uno ma nuovo che sia sicuramente. il primo di una lunga serie di buoni consigli, di buone attività e soprattutto di buona amministrazione. Sicuramente. Massimiliano, io vorrei chiederti ancora tantissime cose, però io credo che sia opportuno chiudere. Ovviamente ci diamo appuntamento a una prossima occasione. So che hai una verve incredibile, una voglia incredibile, ambizioni da parte tua dal punto di vista politico o di servizio per la città. Ce ne sono? Sicuramente, io non l'ho mai negato. Mi è stato proposto da tanti la candidatura per le prossime regionali, ma io ho sempre spiegato che il mio obiettivo è quello di continuare a impegnarmi per la mia città. La vedo proprio, come hai detto tu, come un'opera, diciamo, di servizio, di chiamata per il bene collettivo e per la rinascita del nostro territorio. Io ritengo che possa dare un buon contributo a questo progetto di rinascita e sicuramente ci presenteremo con un nostro progetto politico che sarà alternativo rispetto a coalizioni di destra e coalizioni di sinistra. Sarà sicuramente un soggetto civico, ma con questo non voglio dire che in maniera trasversale potremo coinvolgere anche, diciamo, ex simpatizzanti, diciamo, di compagini politiche di destra e di sinistra. L'unico, diciamo, vincolo che ci siamo dati, l'unico veto che ci siamo dati è quello di tenere lontani da questo progetto chi ha fatto parte dell'ultima amministrazione Riccardi, sia come consigliere comunale che come, diciamo, amministratore e assessore, perché non potrebbe essere fatto diversamente, non saremmo poi più credibili, a parte che, voglio dire, non gli riconosciamo nessun tipo di capacità e quindi non ritengo che possano essere funzionali a questo progetto. Detto questo, noi stiamo già lavorando da tempo e continueremo a farlo fino al giorno delle amministrative. Arriveremo sicuramente pronti. La cosa bella è che ci stanno contattando tantissime associazioni, imprenditori, professionisti del territorio che vedono in noi una possibile alternativa a un vero cambiamento. E noi ci Bene, saremo. bene, bene, bene. Allora, a questo punto davvero possiamo dire basta, basta in senso conclusivo ovviamente, perché ci auguriamo di avere ancora la possibilità di colloquiare, di Sicuramente, rinnovo la mia interfacciarci disponibilità. e quindi di scambiare opinioni, perché voglio ricordare a tutti coloro che ci seguono che questa è una trasmissione che non si ferma alla sola intervista, ma è qualcosa di propositivo. Ovviamente anche questa settimana stiamo lanciando degli scoop per qualche collega che poi si divertirà a scrivere il suo scoop, però questo è anche servizio, servizio per la nostra città. Io ringrazio personalmente a nome di Manfredonia TV Massimiliano Ritucci per questa cortese e bella presenza. Faccio Grazie a te, ovviamente Vincenzo. tanti auguri. In bocca al lupo, si dice, viva il lupo. Vive il lupo. E
Ringraziamo anche coloro che hanno seguito questo programma e diamo appuntamento alla prossima occasione. Ciao. C'è un luogo dove il medico a suonare quando il malato ha bisogno. Un luogo dove i pazienti hanno un nome, non solo un numero. Un luogo dove alle cure mediche si aggiunge l'affetto intenso delle persone care. Un luogo dove il posto letto è sempre assicurato. È il luogo dove ci sentiamo più sicuri. Casa. Destina il tuo 5 per 1000 ad ANT. La tua firma oggi è indispensabile per continuare a curare gratuitamente a domicilio i malati di tumore.